Buonasera a tutti e ritrovati. Come ormai consuetudine, a me il compito di fare gli onori di casa in queste serate che dedichiamo a tematiche relative al mondo cinofilo. Oltre che darvi l'invito e illustrarvi questo progetto voluto e sponsorizzato da Breeders & Breeders, azienda di alimenti professionali per cani che rappresento in collaborazione con Systelpet, noto marchio di integratori per cani e gatti. Si tratta di un progetto nato dall'esigenza di rivedere il futuro, esigenza tra l'altro con tantissime aziende in questo momento, e di ripensarci in un contesto in cui sono completamente cambiate le regole. Noi abbiamo voluto ripartire riflettendo proprio sul nostro perché, su quello che per noi rappresenta un valore, il nostro obiettivo, a tal punto che all'epoca abbiamo ho deciso di dirlo al nostro marchio, al nostro brand, Breeders and Breeders. Breeder significa allevatore e deriva dall'inglese to breed, allevare, ed esprime un concetto ben più ampio di quello solo di nutrire un animale, ma si allarga a tutto ciò che rientra nel prendersi cura di un animale in tutte le fasi della propria vita. Scegliere di stare a fianco degli allevatori significa quindi spaziare a 160 gradi in questo mondo. E pur ovviamente sottolineando l'importanza di una sana alimentazione e corretta integrazione nutrizionale. Questo percorso altro non è che un semplice tassello di tutto ciò che vorremmo fare per gli allevatori nel corso di quest'anno. Siamo partiti da queste serate perché il nostro è un invito al dialogo, alla condivisione e a fare gruppo. Non a caso abbiamo deciso di utilizzare Facebook come social perché vi dà la possibilità di interagire direttamente con noi. Nel corso infatti dell'intervista avete la possibilità di poter fare le vostre domande e al termine della puntata abbiamo riservato uno spazio per le risposte ai vostri quesiti. Ricordiamo che comunque alla fine manderemo una slide con i riferimenti dell'ospite di questa serata, a cui potrete direttamente rivolgervi per ulteriori approfondimenti. Le registrazioni di queste puntate sono sempre visibili e visionabili direttamente nei nostri canali social, Facebook e YouTube. E vi invitiamo infine a segnalarci ulteriori argomenti che vorreste fossero trattati nel corso di queste serate e noi saremo ben lieti di darvi sviluppo. A questo punto però direi di entrare nel vivo di questa serata e per questo parola a Claudio Ripamonti per i saluti, per la presentazione dell'argomento e degli ospiti di questa serata. Buona visione. Bene, allora ciao a tutti, vi Claudio, a te la parola. ringrazio. Scusatemi, c'è stato un problema di collegamento. Allora ciao a tutti, io ringrazio in nome della Tecnozoo, della Systelpet e a tutti quelli che si collegano. Per noi è importante offrire un'opportunità a tutti i professionisti e a tutti gli appassionati di cinofilia. E gli argomenti che abbiamo trattato sono tanti e per fortuna i relatori sono altolocati e ben posizionati nel settore specifico. Quindi io non posso che ringraziare e ricordare a tutti che possono vedere la linea dei mangimi complementari Systelpet sul sito www.systelpet.eu. Al di là di quello, passo immediatamente alla presentazione della nostra relatrice di questa sera, relatrice che ringrazio personalmente, nel senso che io glielo chiesi così, insomma, quasi come una cosa buttata lì, non pensando che invece avrei avuto il suo accoglimento. Quindi la ringrazio molto, molto, perché è una persona molto famosa nel mondo della cinofilia e soprattutto anche nel mondo veterinario per l'argomento che è proprio l'argomento che tratteremo questa sera, che è la preparazione all'accoppiamento e al parto in cinofilia. Quale argomento più affine alle persone che allevano, che sono poi la nostra principale utenza. Allora, dottoressa Ludovica Salamon è la nostra relatrice di questa sera. Si laurea nel 1993 presso la Facoltà Veterinaria di Milano e effettua moltissimi corsi di aggiornamento e approfondimento su queste tematiche, persino anche in USA. Si occupa di ginecologia,
andrologia e neonatologia canina e lavora con moltissimi allevatori su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Dal 1999 il suo ambulatorio diventa anche un centro Clone Italia. Che cos'è un centro Clone Italia? È un centro che si occupa del seme congelato per clienti, quindi italiani ed esteri, al fine di poter effettuare delle inseminazioni artificiali. Argomento che non è affine a tutti i veterinari, perché ci vuole un'elevata specializzazione. Esercita la sua attività tuttora presso l'ambulatorio veterinario di sua proprietà a Sant'Alessio Convialone, che è in provincia di Pavia, tra l'altro un posto molto bello perché è anche di fianco all'oasi di Sant'Alessio. Oltre all'attività quale veterinaria, ha anche questa possibilità e questa finezza interpretativa di quelle che sono le problematiche allevatoriali. Perché? Perché è un giudice ENCI ed alleva anch'essa con l'affisso Bassa Pavese. Le due sue principali razze sono l'Eviero irlandese, spero di pronunciarlo bene, Irish Wolfhound, magari mi scriverete, e Setter Gordon. Ha vinto tantissimi premi, italiani, esteri, internazionali, e quindi penso, insomma, che avremo di cose interessanti da sentire, ne avremo tante. Quindi passo la parola alla dottoressa Ludovica Salamon e al nostro mediatore, ormai quasi padrone di casa, Marcello Messina. Grazie a tutti e buona visione. Buonasera a tutti e benvenuti, sempre numerosi vi troviamo e sono veramente contento sempre di questi argomenti. Benvenuta dottoressa Ludovica Salamon, è un piacere rivederla. Parlavo prima dei ricordi degli anni 90 di Tamburello. Allora, come la prima domanda che faccio ai nostri ospiti è sempre per conoscerci un po' meglio, come è nata la passione per i cani e specialmente per queste razze, l'Irish Wolfhound, che ai tempi era una razza anche ancora oggi poco diffusa, e per il Setter Gordon? Beh, allora tu hai parlato degli anni 90, ma è nata quando sono nata io, un po' prima degli anni 90, nel senso che i miei genitori allevavano già dai primi anni 70 sia gli Irish Wolfhound che i Setter Gordon, che gli Schnauzer giganti, e quindi io sono nata con l'allevamento, nata con le esposizioni e tutto quello che c'è intorno. E poi ovviamente ho voluto fare veterinaria e ho voluto specializzarmi nella riproduzione. Sì, io diciamo che sono ero già ai inizi, per questo parlo degli anni 90, non volevo dire che abbia iniziato gli anni 90. Ma sicuramente la curiosità che hanno molti allevatori, che secondo me una volta un vecchio allevatore mi disse è un'arte allevare, è anche una scienza. Una fattrice può essere, come si può definire fattrice, che caratteristiche per età, per titoli o per esami di salute deve essere considerata tale per l'idoneità alla riproduzione? Allora, prima di tutto, una fattrice, ovviamente si sta parlando di cani di razza, deve essere un soggetto di almeno al secondo o terzo calore, e dipende dalla taglia della razza, un cane dai 15-16 mesi ai 2 anni. Ovviamente le razze piccole si sviluppano prima, fanno il primo calore già a 6-7 mesi e quindi a 15 mesi sono tranquillamente al secondo calore, qualcuno anche quasi al terzo, mentre per le razze giganti il secondo calore spesso arriva dopo i 2 anni, perché il primo arriva dopo l'anno, anno e mezzo, e quindi dipende, si dice minimo il secondo calore, che può essere anche il terzo, e sui 15 mesi per una razza piccola fino a portare 2 anni per le razze grandi. Questa è solo l'età. Ovviamente il soggetto da riprodurre deve essere un cane con delle caratteristiche caratteriali, di un cane solido, un cane equilibrato e tipico della sua razza. E deve avere delle caratteristiche morfologiche di tipo, ma fondamentalmente deve essere un cane sano, perché poi il cane e i cuccioli che produce andranno in famiglia e saranno dei membri di una nuova dei nuovi membri di una famiglia, e come tali devono portare gioia e non preoccupazioni e problemi. Devono essere dei cani che fanno una bella vita. Per questo l'allevatore serio deve fare dei test sulla propria femmina, e questi test per diminuire la probabilità di avere problemi e patologie sui cuccioli.
I test si dividono in due. Ci sono i test, allora premettiamo che ogni razza ha i suoi test e per vederli basta andare sul sito dell'ENCI, sul libro genealogico online, su pedigree di selezione e su quelli vedrete in ogni razza l'ENCI richiede certe verifiche. Queste sono poi alla fine il sunto delle patologie che può avere un dato soggetto appartenente, mettiamo una razza comune, il Golden Retriever, andiamo sul sito dell'ENCI e ci dice quali sono le richieste per rientrare come riproduttore selezionato. Non è tanto la parola riproduttore selezionato, ma proprio quello che significa, cioè un riproduttore che risponde alle patologie della sua razza, risponde positivamente, quindi non porta queste patologie. Gli esami possono essere di tipo genetico, quindi con l'esame del sangue. Questo significa che se il riproduttore non è portatore di una patologia, può coprire praticamente tutte le femmine o l'opposto, la femmina non è portatrice, può essere coperta da tutti i maschi, perché poi se i figli sono portatori non presentano la malattia ma sono portatori sani. Se invece una femmina, una fattrice o uno stallone è un portatore di una patologia, non può essere accoppiato con un altro soggetto portatore, perché la metà, un quarto della cucciolata presenterà il difetto. Quindi se mettiamo di una patologia oculare come la PRA che porta a cecità, si potrà avere un quarto dei cuccioli con questo difetto molto grave. Quindi prima di tutto si parla di difetti, di esami che si fanno con un esame del sangue. Invece poi ci sono degli esami diretti, quindi si possono fare visite dall'oftalmologo, dove vede le patologie oculari, non quelle nel DNA, vede solo se il cane le presenta, perché ci sono molte patologie per cui non esiste il test del DNA. Poi tutte le patologie che si possono ritrovare con le radiografie, quindi la radiografia dell'anca, della spalla, del gomito, le spondilosi per alcune razze tipo bulldog e tipo il boxer, e queste patologie, e ovviamente c'è un'età minima per riscontrare queste patologie, quindi ogni razza ha la richiesta dell'età minima. Ci sono cani che si devono radiografare a un anno e cani a 15, cani a 18 mesi. Poi ci sono anche le cardiomiopatie, anche queste sono degli esami diretti che si fanno dal cardiologo. Per l'oftalmologia, gli esami oftalmologici e oftalmici e gli esami cardiologici sono esami che di solito vanno fatti tutti gli anni, mentre gli esami e le radiografie si fanno una volta nella vita e vanno e servono per sempre, quando il cane è considerato, esente, e poi può riprodursi e per tutta la vita mantiene la stessa radiografia. Questo è importante, ha fatto un'ottima presentazione, secondo me, che molto spesso l'allevatore trascura, che è il carattere, l'equilibrio caratteriale. Quindi purtroppo viene sottovalutato, ha fatto bene, secondo me, a farlo presente, e poi l'excursus del riproduttore selezionato e dei test, che secondo me fa parte dell'etica di un allevatore serio. Come si decide un accoppiamento? Quali sono gli esami da fare prima per vedere se la femmina è pronta per l'accoppiamento e se idonea anche l'accoppiamento? Allora, se possiamo mandare avanti le slide, possiamo anche seguire un certo iter. Allora, prima di tutto, adesso ovviamente è venuto fuori il maschio, esiste anche il maschio, noi stiamo parlando della femmina, ma ovviamente il maschio che viene utilizzato per la riproduzione deve avere una qualità del seme, un seme di buona qualità, quindi è meglio controllarlo prima di farlo accoppiare, deve avere i testicoli e la prostata in buone condizioni, si controllano con l'ecografo,
e in caso si trovassero problemi del sul seme, si fanno anche esami batteriologici per vedere se ci sono forme batteriche o problemi ormonali del cane. Di solito, se la qualità del seme è alta, non ha poi tutti gli altri problemi, quindi è il primo esame per decidere se un riproduttore poi è un buon maschio. Siamo alla slide successiva e se mi fai ecco, perfetto, e a questo punto però mi sa che devo mettere gli occhiali io, e le femmine devono possono essere controllate sia per le forme di infezioni, quindi per i batteri o micoplasmi, devono fare se ci sono problemi nella loro famiglia o nell'allevamento o dal maschio da cui devono andare a fare l'accoppiamento, problemi di herpes, è meglio controllare anche l'herpes. In alcune femmine, soprattutto alcune razze, sono soggette a ipotiroidismo e quindi è una buona cosa controllare, fare degli esami del sangue e controllare la tiroide. E ovviamente deve essere in buona salute, questo significa che ecograficamente ovaie e utero devono essere nella norma. E eventualmente si fanno degli esami del sangue per vedere se il soggetto è in salute, soprattutto quando si parla di soggetti un po' troppo vecchi, verso i 6-7 anni, cominciamo ad arrivare alla fine dell'età riproduttiva ed è meglio controllare che soprattutto ci sia una buona funzionalità renale. Questo test del progesterone che ho messo per ultimo è quello in realtà fondamentale per capire qual è il momento corretto per inseminare o per andare a fare la monta con il maschio. Il progesterone è un esame che si fa esaminando il sangue della femmina, quindi con un esame del sangue, finché ha un valore basso si può fare anche solo due volte la settimana e poi si accorciano i tempi man mano che l'ovulazione si avvicina. Andiamo successiva. La slide dopo. Passiamo all'altra figura. Allora, quando si esegue un progesterone, di solito si usa questa unità di misura che sono i nanogrammi. Ecco, questo è molto importante, soprattutto all'estero usano spesso, la precedente andava bene, all'estero usano spesso i nanomoli. I nanomoli sono tre volte i nanogrammi, per cui se vi capita che qualcuno vi dà un valore che vi sembra molto alto, può essere solo che vi è stato dato con un'unità di misura diversa, che sono i nanomoli, quindi i nanomoli tre volte i nanogrammi. I nanogrammi, che quelli che si usano più correntemente, sono a un valore molto basso, quindi sotto l'1, nella prima fase di proestro, quindi quando la femmina, noi vediamo che perde molto sangue. Nella prima settimana il progesterone rimane molto basso, quindi sotto l'1. A un certo punto c'è un cosiddetto picco dell'LH, altro esame che qualche straniero, soprattutto gli americani, fanno, ma non è molto comodo, perché ha una finestra di una giornata e quindi bisogna farlo molto di frequente. Quando c'è questo picco dell'LH, lì parte l'ovulazione e quindi sale il progesterone. L'ovulazione nella cagna è considerata con un progesterone fra il 5 e l'8 nanogrammi, sarebbero 15 e 20 nanomoli. Quindi se fra 5 e 8 nanogrammi la cagna ovula, poi la caratteristica è che il progesterone sale molto velocemente e il momento ideale per la monta è 2-3 giorni dopo questa salita del progesterone. Quindi quando noi vediamo il progesterone tra 5 e 8, la cagna sta ovulando, 2 giorni dopo è pronta per l'accoppiamento. 2 giorni dopo potremo trovare il progesterone anche intorno a 20-25, cioè il progesterone quando sale bene raddoppia ogni giorno. Qualcuno pensa che sia un male, invece in realtà è un bene. Se trovano il progesterone alto, molti proprietari si spaventano, ma va benissimo. Manda la slide successiva.
la figura dopo. Passiamo alla figura successiva. Ecco, anche quella prima del grafico che andava bene. Quella precedente con le righe che c'è scritto estro. No, questa, grazie, questa. Allora, questi numeri sotto, 65, 64, 63, sono in realtà i giorni rispetto al parto, che è molto comodo, cioè il momento in cui dice 64 è il momento in cui si comincia a salire il progesterone e c'è l'ovulazione. Dopo due giorni dall'ovulazione c'è la parte scura che indica il momento giusto per la monta, cioè due giorni dopo l'ovulazione, che diventano 62-61 giorni al parto. È molto importante il progesterone, non solo per andare il giorno giusto dal maschio a fare l'accoppiamento, ma è importante perché vi dà la data giusta del parto, cosa fondamentale per sapere se la femmina è in anticipo, è corretta o è in ritardo. Andiamo alla slide dopo. Prossima figura. Nella prossima figura possiamo vedere come eventualmente si può anche fare un'ecografia dell'ovaio e ecograficamente l'ovaio si vede perfettamente il momento in cui ovula. Quindi quando il progesterone è intorno a quel 5-8 famoso, noi vediamo la figura in basso a sinistra dove vediamo l'ovaio completamente ovulato. Ovviamente l'ecografo è il più preciso, però bisogna fare ecografie giornaliere. Passiamo alla slide dopo. L'accoppiamento, noi andiamo a fare progesterone per fare un accoppiamento. Questo accoppiamento può essere naturale, può essere un accoppiamento in inseminazione con il seme fresco, cioè col maschio presente, con il seme refrigerato o col seme congelato. Andiamo alla slide successiva. Slide dopo. Il seme refrigerato e congelato servono per la conservazione nello spazio e nel tempo. Cioè, nello spazio significa che un seme refrigerato si può spedire ed essere utilizzato entro 2 o 3 giorni, quindi una spedizione solo all'interno, diciamo, dell'Europa, mentre un seme congelato si può utilizzare anche per spedizioni molto più lunghe, ma anche quando il riproduttore maschio è venuto a mancare, quindi utilizzarlo anni dopo. Passiamo all'altra slide. Prossima. La prossima figura. Ecco, questo è solo come si spedisce il seme, si spedisce ovviamente coi corrieri, i corrieri classici di DHL, FedEx. Passiamo alla prossima. Questa è la spedizione, si parlava qui del refrigerato, che poi è quello che si usa fresco. I cateteri che si utilizzano possono essere soffice, quello normale, e morbido, un catetere norvegese che è un catetere rigido, e le fibre ottiche che invece sono con una telecamera dove si vede esattamente quando come si insemina e dove si insemina. Passiamo alla successiva. Beh, questa è la figura che raffigura i bidoni d'azoto, che sono i contenitori del seme congelato che viene tenuto a meno 190 gradi e ha bisogno di contenitori speciali per la spedizione. Passiamo all'altra figura. La prossima. Il seme congelato si conserva in queste cannucce che si chiamano straw o paillette o in questi contenitori che sono i pellet. Questa è la figura di un bidone di azoto con il pellet o le paillette che vengono immerse nel liquido. Passiamo oltre. Questa è una raffigura la cervice della femmina. Qui si parla di seme congelato, ma comunque di inseminazione in generale,
la cervice è a una distanza, diciamo la stessa distanza della coscia della cagna, quindi 20, 3, dai 10 ai 50, 30 centimetri, 40, e con i cateteri rigidi si può entrare all'interno della cervice, meglio ancora con le fibre ottiche. Siamo oltre. Questa è un'inseminazione con le fibre ottiche dove la cagna può stare, viene solo leggermente sedata, sta in piedi e si vede esattamente come, dove si inserisce il seme. Avanti. Avanti. La prossima. Questa eventualmente è un'inseminazione molto più invasiva perché è la chirurgica. Questo qui fa vedere invece quanto è importante la motilità del seme dopo il congelamento, ma comunque in generale è molto importante la qualità del seme quando si va a utilizzare uno stallone. Quindi ci riprendiamo il discorso dell'inizio, dove il seme è fondamentale anche in una monta naturale, ovviamente bisogna sapere di che qualità è il seme che utilizziamo. Andiamo alla prossima. Questi sono i successi con il seme refrigerato, fresco o congelato. Andiamo a quella successiva, sempre parlando comunque di seme di alta qualità, ovviamente. Questa, ecco, qui ci leghiamo invece di più alla gravidanza. La gravidanza, come abbiamo detto, dura 61-62 giorni dal momento ideale della monta. E il momento corretto per andare a valutare se la femmina è rimasta gravida è intorno al 25esimo giorno, dove vedremo queste piccole camere gestazionali con il primo abbozzo fetale, e già intorno al 28esimo giorno cominciamo a vedere i primi battiti del cucciolo. Il momento ideale per contarli è proprio intorno al 25esimo giorno, perché in una schermata sola riusciamo a vedere più cuccioli, come in questa situazione. Più andiamo avanti, più un cucciolo ci prende tutto lo schermo e noi non riusciamo, è molto più difficile contare il numero. Questa invece è un'ecografia già più avanzata, cioè più intorno ai 38-40 giorni, dove si possono eseguire delle misurazioni. Queste misurazioni possono anche datare il parto. La cosa migliore è sempre datarlo con l'ovulazione, perché è precisissimo. Ci possono fare delle datazioni anche misurando il cranio o vedendo lo sviluppo dei vari organi del cucciolo. Andiamo avanti. Quando molte persone chiedono se si può fare una diagnosi di gravidanza con una radiografia. A me non piace, non è un bel modo di lavorare, sono radiazioni inutili, e spesso quando i cuccioli sono al di sopra di un numero di 6-7 diventa difficilissimo contarli. In questa situazione ci sono circa 7 cuccioli e già diventa difficile contare tutti i crani uno per uno. Mentre alla fine diventa impreciso quanto un'ecografia fatta intorno al 25esimo giorno, perché dire che i cuccioli sono 10, forse 12, alla fine non è utile per il proprietario. È molto più utile andare a fare un'ecografia dopo il parto e per vedere se la situazione della femmina è corretta, se ci sono placente ritenute, se ci sono ancora cuccioli, se i cuccioli che sono ancora in addome sono in buone condizioni, se stanno bene, vivi o morti o qualsiasi cosa, o come si sono incanalati, e si vede tutto ecograficamente, e si può fare l'ecografia quando il proprietario crede che sia la fine del parto, ma in realtà manca ancora un cucciolo, e lo vediamo man mano. Vediamo la slide successiva. Fa rivedere il grafico precedente, sempre dove in base all'ovulazione si ha la data precisa del parto, cosa molto utile poi sia per il veterinario che per il proprietario, e soprattutto per sapere se le cose stanno andando bene o male.
Un'altra cosa molto importante, ecco, vabbè, questi sono, questa è una cucciolata di Cocker. E un'altra cosa, non so se volevi farmi delle domande più precise sul parto o se parlo già del parto. No, va benissimo, io ascolto, in caso poi abbiamo tantissime domande, tantissimi allevatori che hanno domande poi da porle. Allora, accenno soltanto perché poi diventa un discorso molto lungo, però accennare a come si avvicina la femmina al parto. Esatto. La femmina si avvicina, che cosa succede? E il progesterone noi l'abbiamo visto alzarsi durante l'ovulazione. Abbiamo detto che quando la cagna è pronta è intorno al 18, 20, 30, 40. Ma poi cosa fa il progesterone? Continua a salire anche oltre questa slide perfetta, anche oltre l'80, e poi cala di colpo prima del parto. Il progesterone ha un'azione ipertermizzante. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui cala la temperatura della femmina. Quindi non è una cosa, molti dicono, ah, ma si figurati se basta prendere la temperatura. La temperatura è molto importante perché segue l'andamento del progesterone. Quindi quando il progesterone cala la temperatura. Però cosa può succedere? Che il progesterone, invece di calare tutto d'un colpo le ultime 48 ore, cala un po' a gradini. Quindi noi ci troviamo nell'ultima settimana a vedere spesso dei cali di temperatura, poi torna nella norma, quindi va a 37 gradi, poi torna a 37,8, 37,9, come è tipico a fine gravidanza. E questi gradini di discesa possono essere anche 2 o 3, e poi finché l'ultimo è quello giusto. In molte cagne il progesterone cala improvvisamente prima del parto, e quindi noi ci troviamo una cagna che è stata a 37,8, 37,9 durante l'ultima settimana di gravidanza a calare anche sotto i 37. A quel punto entro 24 ore inizia a partorire. Di solito il mio suggerimento è che se la cagna ha delle perdite chiare, quindi le cosiddette acque, che non sono colorate, sono un po' vischiose, non hanno odore, sembrano urina ovviamente, ma non hanno odore, e il mio cane sta guardando lo schermo, e se non hanno odore sono le acque, e entro 12-24 ore, meglio 12 ore, la cagna deve iniziare a partorire. Mentre se le perdite sono colorate, scure, rosse, verdi, deve partorire entro 2 ore. Il cucciolo vuol dire che si è già incanalato, il parto è già cominciato e bisogna allertare il veterinario. E, ovviamente la cagna deve avere a casa un posto dove è stata abituata e dove verrà mantenuta nelle prime settimane dopo il parto, quindi la cosiddetta cassa parto, che deve essere una zona tranquilla della casa, calda anche tutta la zona, non solo una lampada calda che scalda i cuccioli, ma se fuori ci sono meno 5 gradi, non basta avere una stanza a 0 gradi con la lampada, la stanza deve essere almeno a 18-20, perché se no i cuccioli prendono comunque freddo anche con la lampada. I cuccioli i primi giorni devono avere una lampada che li tiene intorno ai 30 gradi per calare più o meno un grado al giorno fino ai 27 gradi, 25-27 gradi, e poi per mantenerla sui 25-27 gradi i giorni successivi. Molto interessante, prima di fare alcune domande volevo dire una cosa agli utenti, che la regia sta lavorando perché ci sono gli hacker che danno i link. Non bisogna assolutamente cliccare su quei link, e noi stiamo lavorando per debellare, quindi chiediamo scusa a tutti i nostri utenti. Torniamo invece all'argomento nostro principale di interesse. Tempo fa mi venne detto che nel morchidismo è legato, oltre a una predisposizione genetica, anche a una serie di temperatura ambientale. Cosa mi sa dire esattamente? Se è una voce di corridoio, un mito, oppure se è un fondamento scientifico? Aspettiamo la dottoressa che ci parla un po' di morchidismo.
ho sentito la domanda e poi si è interrotta la comunicazione. Sì, la ripeto. Spero che vuole. Mi sia bene. Sì, benissimo. Il monorchidismo no, non è legato alla temperatura ambientale. Il monorchidismo è un fatto genetico dove si ha un funicolo del testicolo che non cresce in modo corretto e il testicolo ha proprio una maldiscesa che poi a questo punto il testicolo può trovarsi in addome o nel canale inguinale, ma comunque non in sede scrotale, perché il suo funicolo è corto, ed è corto per un problema genetico. Quindi geneticamente lo porta sia il maschio che la femmina, non perché la femmina non ha i testicoli non porta monorchidismo. Se i fratelli di cucciolata o il padre della femmina aveva monorchidismo, la fattrice può portare anche lei dei cuccioli monorchidi. Quindi ed è molto importante eliminare la riproduzione. Grazie, questo è molto utile perché. Ma invece parlavo prima di inseminazione artificiale. Le differenze e le problematiche fra inseminazione artificiale e quella naturale, quali sono? Beh, allora, prima di tutto, eticamente l'inseminazione artificiale deve essere utilizzata per un miglioramento zootecnico, non per ovviare a cani mordaci o a maschi inabili o femmine che non accettano i maschi. Cioè, il motivo dell'inseminazione artificiale non è perché il maschio non riesce a montare o la femmina è cattiva, perché questi sono problemi caratteriali che vanno selezionati, cioè la selezione del carattere è fondamentale. Quindi si fa un'inseminazione perché in quel momento il maschio si è rotto il legamento crociato e non può fare sforzi sul ginocchio, perché la femmina ha un problema di non per problemi genetici, non per problemi di carattere, per problemi di indisposizione in quel momento, per problemi ambientali e fattori esterni, non genetici. Oppure, in caso di inseminazione con refrigerato o congelato, per migliorare la genetica della propria fattrice, quindi si vanno a utilizzare stalloni anche che vivono distanti e per diminuire i costi si utilizza il seme refrigerato o congelato. Perché se dovessi trovare un maschio interessante in America, sicuramente nei paesi scandinavi può essere utile, anziché andare a fare il viaggio. Ovviamente. Che importanza dà nella gestazione, quindi prima del parto e post parto, l'alimentazione e l'integrazione? Allora, durante la gravidanza la femmina deve avere delle integrazioni, essenzialmente di acido folico. Fondamentalmente deve mangiare un alimento di alta qualità sempre in tutta la vita, questo è ovvio, però in gravidanza ancora di più, quindi deve essere un mangime completo con un apporto di acidi grassi corretto e di solito o si prende un mangime che viene già specificatamente prodotto per la gravidanza, quindi con l'integrazione di acido folico, o lo si integra con degli integratori esterni. Poi, in base alla dimensione della femmina e al numero dei cuccioli, intorno al cinquantesimo giorno della gravidanza, poi ovviamente in base al numero dei cuccioli che la femmina sta portando avanti, bisogna aumentare la quantità di proteine e aumentare la qualità dell'alimento, e senza portare troppe fibre perché poi rallentano troppo il movimento intestinale, quindi sia fibre che osso, perché poi chi dà dieta naturale dà anche un apporto di osso che deve essere molto ridotto nell'ultima fase della gravidanza. Quindi anche chi fa diete casalinghe non è facile poi dare una corretta dieta in gravidanza, perché deve avere delle correzioni seguite da un alimentarista, da un nutrizionista. Tutto, non bisogna mai improvvisarsi, ma anche perché abbiamo delle responsabilità. Maria Secchi chiede come domanda: la mia femmina ha avuto un riassorbimento a circa 25 giorni di gestazione. Quali sono le cause possibili e come poterlo evitare in futuro? Le cause possibili si possono evitare all'inizio
con i test sulla femmina, cioè se la femmina ha delle forme batteriche che si porta avanti in modo anche lieve da prima del calore, quindi poi durante la monta e poi durante la gravidanza, può riassorbire i cuccioli in una fase precoce. Un altro motivo può essere un calo ormonale. Se durante l'ecografia intorno ai 22-25 giorni già si vedono delle placente che non sono ben formate, si devono fare dei test per evitare il riassorbimento. Ci sono razze che tendono a riassorbire di più nella fase 25-30 giorno e razze che tendono a riassorbire più verso il 40 giorno, come le razze Toy. Questo. Marco Marzo chiede per sapere se c'è una presenza di batteri o di microplasmi, quali sono gli esami da fare? Si fanno dei tamponi profondi, quindi tamponi che evitano i batteri della parte esterna della vagina, che si fanno all'inizio del calore. E questi tamponi danno un esito positivo per batteri o per micoplasmi, si segue poi l'antibiogramma e si fanno antibiotici durante lo stesso calore in cui poi si fa la monta, non che poi bisogna pulire le femmine, trattarle e utilizzarle poi il calore successivo, si possono trattare lo stesso calore in cui si trovano positive. Nico Formica dice: il vaccino herpes virus si deve fare per forza? No, il vaccino per l'herpes l'ho accennato all'inizio, non è che si deve fare per forza. Io trovo che si deve fare se si sa già che un allevamento ha dei casi di herpes, se ci sono stati nell'allevamento della propria fattrice, se ci sono nell'allevamento dove si va a utilizzare il maschio, quindi se c'è un pregresso. In caso di non problemi, non farei un vaccino se non è necessario. Tanti anni fa mi ricordavo che non dava molte se non artificiali con i suoi maschi per evitare proprio l'herpes virus, e lui consigliava sempre, se lo fa la naturale, di fare almeno il vaccino. Quindi è una prevenzione. Allora, sì, il vaccino non, se la femmina è positiva e fa il vaccino, passa lo stesso l'herpes al maschio, quindi comunque l'inseminazione artificiale evita il passaggio di forme infettive come virali, batteriche e micoplasmi. Però il vaccino evita che i cuccioli nascano, abbiano problemi di riassorbimento o natimortalità, non che il maschio non prenda il virus. Bene, infatti collegandoci con Loredana, la Curci, scusi, a volte non leggo bene i nomi, parla di riassorbimento. In caso di riassorbimento, qual è il protocollo sanitario da fare? In caso il veterinario si accorga che c'è un riassorbimento, ci sono vari protocolli in base alla natura del riassorbimento. Se è un riassorbimento soltanto di tipo proprio di circolazione placentare, se è dovuto a un calo ormonale o se è dovuto a una forma infettiva. Ognuna di queste forme avrà la sua terapia e che sceglie il veterinario specializzato in riproduzione che segue le gravidanze. Angela Napolitano chiede: come capire se la mamma ha bisogno di un taglio cesareo? Questo è sempre un problema, nel senso che bisogna avere un po' di sensibilità e un po' di esperienza. Con l'esperienza ci si rende conto che la femmina non sta bene, allora, e quindi ha bisogno di un taglio cesareo. Prima di tutto, se inizia a partorire, come dicevo, che ha queste perdite colorate e il cucciolo non nasce, se non nasce entro le 2 ore bisogna andare dal veterinario, fare un'ecografia e capire se ci vuole il taglio cesareo. Poi la cagna può aver iniziato il parto e trovarsi con un cucciolo incastrato, la si visita, si sente il cucciolo nel canale, se il cucciolo non progredisce, non si muove, non si sposta, c'è bisogno del taglio cesareo. Se la femmina spinge
ha delle forti spinte, con proprio si inarca con la coda tenuta diciamo a banana, che, dove si capisce che la femmina sta spingendo e nessun cucciolo entra nel canale del parto, anche questo può essere uno dei motivi che fa capire che c'è questa distocia, cioè un problema di malposizionamento dei feti e dei cuccioli, e quindi c'è, bisogna intervenire col taglio cesareo. Si riesce a vedere un cuccio incanalato tra le creste iliache con l'ecografia? La domanda non è molto precisa. Allora, le creste iliache... qui. Allora, se il cucciolo è incanalato lo si sente bene con le dita. Ecograficamente si può vedere una parte del cucciolo. Se il cucciolo è molto incanalato, ecograficamente si vedrà solo una parte del cucciolo, però si vede. Ok. Carolina Pirro chiede, io ho fatto un'inseminazione artificiale e naturalmente dopo aver fatto il progesterone, dopo aver fatto il progesterone, dopo 25 giorni il maschio l'ha coperta, com'è possibile? Probabilmente la cagna era stata, ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Molte persone si fermano quando il progesterone sta salendo, tipo arriva a 4-5. Ci sono femmine che poi da lì non progrediscono, quindi in realtà quei calori sono anovulatori, cioè senza ovulazione. Per cui sono femmine che probabilmente poi non ovulano, accettano, fanno, anzi poi se si fa l'inseminazione artificiale ancora di più, perché non devono accettare il maschio, quindi si fa un'inseminazione, come si dice, artificiale, e però si fa con la femmina che non ha ovulato. Si è seguito il progesterone ma non si è seguito fino in fondo, cioè seguire il progesterone fino all'ovulazione, cioè fino al 5-8, va bene, ma poi ci sono soprattutto alcune razze, pastore tedesco, golden retriever, sono tipiche, dove il progesterone spesso si ferma, a quel punto vuol dire che la cagna non ha ovulato. E cosa significa che non ha ovulato? Rimane, diciamo, in stand-by, con un calore anovulatorio. Questo calore può sembrare che finisca, cioè in realtà finisce, ma ricomincia molto su, molto velocemente, e alla fine sembra quasi un calore solo, e la femmina dopo 25 giorni si fa ricoprire, ma in realtà probabilmente è un altro calore, cioè ha finito il calore precedente e ne ha ricominciato uno subito perché non ha ovulato. Questi si chiamano split it, cioè sono calori anovulatori che spesso sono seguiti da un calore molto ravvicinato. In realtà nessuno può sapere quando avverrà il calore successivo, può essere 2 giorni dopo, quindi finire e ricominciare in un attimo, una settimana dopo, un mese dopo. Quando un calore è anovulatorio, ha un calore successivo molto vicino, ma non si sa quanto vicino. Questo penso che sia chiarissimo. Le patologie causano la morte nei cuccioli nella prima settimana di vita. Come possono essere? Beh, ce ne sono tante. I cuccioli possono aver sofferto alla nascita, essere cuccioli particolarmente deboli. Possono avere una temperatura scorretta, o troppo calda o troppo fredda. E le mamme possono non essere delle brave mamme, possono avere delle forme infettive, batteriche, micoplasmi o virus. E è molto importante che se muore dopo la morte del primo cucciolo venga subito fatta un'autopsia in un centro specializzato tipo zooprofilattico, dove danno un esito di qual è la patologia per cui il cucciolo è morto, e questo può salvare i fratelli. Esiste una scadenza o una riduzione della vitalità per il seme congelato? No, non esiste una scadenza, possono esserci cani in cui c'è una lieve riduzione negli anni, però non esiste una scadenza. Teoricamente un seme congelato può vivere anche 2000 anni, se tenuto in azoto. Ok, bene. Questo è importante, perché potremmo utilizzare dei cani non più in vita. Vale, esatto. Se posso dire, si può. Questo è un po' il problema. Questo è un tasto molto delicato, perché ci sono cani che sono morti 25 anni fa dove non c'è il deposito del DNA, e quindi adesso ci sono dei semi difficili da utilizzare perché
non hanno il deposito, per cui ci sarà da discutere un pochino con l'ENCI e cercare di cambiare un pochino questa norma, perché il seme congelato si può utilizzare solo se c'è il DNA depositato. E però per depositare DNA di cani morti tanti anni fa bisogna sprecare una dose di seme per non una goccia, una dose abbastanza abbondante, cioè quindi almeno 100 milioni di spermatozoi per riuscire ad estrarre il DNA, perché a quel punto non è più un deposito del DNA ma è un'estrazione di DNA. Interessante, se io condivido, però converrebbe a un allevatore tornare indietro di 25 anni? Dipende dalla razza. Esatto, cambia, c'è stata un'evoluzione o un'involuzione delle razze a volte. Esatto, c'è anche un'involuzione, ci sono razze dove c'è un'evoluzione molto veloce. Cani di 25 anni fa sono obsoleti e assolutamente non tipici oggi. Ci sono razze invece soprattutto primitive, nella mia razza ad esempio, sia l'Irish Wolfhound ma anche Setter Gordon che non è primitivo, ci sono dei soggetti degli anni 80-90 che sono molto validi. In alcune razze il problema è che allora non si controllavano certe malattie genetiche, quindi possono essere cani senza test e devono essere valutati bene, perché devono essere cani che ovviamente rispondono a tutto quello che oggi si può fare per vedere se un soggetto ha una buona genetica, diciamo. Sì, questo è molto importante. Non avevo pensato al discorso delle test genetici. Sergio, a proposito di Irish Wolfhound, che un allevatore anni fa mi disse che c'era una grande percentuale di consanguinità, lui chiede quali sono i vantaggi di far accoppiare sorelle, fratelli, stessa madre ma con padri diversi. Allora, la consanguinità stretta, cioè fratello, sorella e figli degli stessi genitori, cioè figli dello stesso padre o della stessa madre, è proprio un inbreeding. Sono consanguinità troppo strette, soprattutto in razze che hanno un pool genetico troppo basso, come l'Irish Wolfhound, come il Setter Gordon. Sono razze piccole dove una consanguinità è assurda così stretta, perché sono già razze con un pool genetico ridotto. Mentre si può eventualmente fare in razze molto sane con pool genetici molto ampli, ma in razze con pool genetici così bassi, dove già un inbreeding va fatto, andare a fare un inbreeding stretto porta poi solo conseguenze negative o conseguenze positive solo in prima generazione. Nell'Irish Wolfhound, come vi ho detto tanti anni fa, non c'è un inbreeding molto stretto. Beh, nella razza sì, nel senso che ci sono produttori. Abbiamo perso un attimino, purtroppo, la dottoressa, che saranno delle nozioni molto importanti per allevare, perché ricordate sempre che allevare è un'arte, non bisogna mai improvvisarsi ed abbiamo la responsabilità di cucciolo che noi possiamo produrre e la loro salute. Esatto. È tornata. Grazie. Come, scusa? Mi è mancata la linea qualche secondo. Esatto. No, dicevo che una razza dove il pool genetico è ridotto vuol dire che già c'è consanguinità anche senza farla. Cioè, intendo dire che è come nel puro sangue inglese del cavallo, dove gli stalloni nell'Ottocento erano 25, adesso sono 10. Quindi se la razza è stata costituita da pochi riproduttori, anche se noi crediamo di accoppiare un cane americano con un cane australiano, sono comunque consanguinei, perché se si va a vedere i progenitori comuni sono gli stessi. Quindi sono razze dove non si può fare inbreeding stretto, perché c'è già inbreeding anche se si crede di non farlo, perché c'è poco pool genetico all'interno della razza. Per cui nelle razze piccole, nelle razze rare, bisogna evitare di fare troppa consanguinità. Ciao Marcello, scusate dottoressa Salomon, volevo solo riferire che per questioni di comunicazione entro le ore 22 dobbiamo terminare, quindi se le persone poi vogliono fare delle domande le inoltreremo alla dottoressa o potranno contattare direttamente la dottoressa
Salomon, e quindi per adesso vi ringrazio, però diamoci tempo anche per avvisare quelli che stanno visitando il nostro, la nostra diretta, che hanno tempo fino alle 10, ecco. Grazie. Abbiamo un argomento molto interessante oggi, grazie Claudio per essere intervenuto, grazie ovviamente anche alla dottoressa Luisa Salomon che ci sta dando tante nozioni con chiave tecnica, ma scientifica, ma chiara. Molti chiedono nelle domande il calore bianco, perché avviene? Il calore bianco in realtà è un calore, può essere un calore assolutamente normale, cioè un calore con un'ovulazione corretta. Non c'è solo il sangue che ci fa vedere che la femmina è in calore. Ovviamente se noi siamo abituati a controllare la nostra fattrice, ci rendiamo conto che la vulva e la zona dorsale alla vulva cambia completamente consistenza e volume nei giorni in cui va in calore, e quindi ci sono femmine. Arriverà sangue subito. In realtà si vede che qualche traccia di sangue c'è, però non sono tracce visibili. Poi ci sono cagne molto pulite dove non lasciano segni di macchie di sangue nel box o in casa, e vengono considerati calori bianchi, sono poi calori poco sanguinolenti, però bisogna guardare anche altri segni del calore, non solo il sangue. Perfetto, ottimo. L'ultima domanda, parliamo di allevamento, che consiglio darebbe a un giovane allevatore, un ragazzo che viene da lei, per avere consigli per diventare un allevatore di successo? Prima di tutto studiare. Andare alle manifestazioni zootecniche, che siano esposizioni, prove di lavoro, prima conoscere bene la razza e poi cominciare ad allevare. Non cominciare a comprare 4-5 fattrici e poi iniziare ad allevare e dopo imparare, cosa che invece io vedo spesso, cioè vedo persone che si comprano 3 fattrici e dopo iniziano ad andare in esposizione o iniziano ad andare alle prove di lavoro e si interessano alla razza dopo averli comprati. Prima si prende un cane. Già al primo cane bisognerebbe informarsi bene, andare da degli allevatori seri, poi con questo primo cane devono fare tutte le loro esperienze, seguire la socializzazione del cucciolo, seguire l'educazione del cucciolo, seguire le esposizioni, seguire tutte le problematiche della razza, e poi a quel punto si rendono conto se hanno comprato davvero un primo cane per cominciare un allevamento o se quel cane rimane il loro cane di famiglia, e per allevare devono comprare un soggetto con delle caratteristiche da riproduttore, quindi essere un soggetto che non porta tare nella razza, e poi da quel momento cercare di capire qual è il loro gusto all'interno del tipo, perché poi c'è soggettività all'interno di una razza, se no sarebbe corretto usare pochi stalloni perché ho pochissimi e pochissime fattrici, ma all'interno dello standard, quindi del soggetto in tipo, ci sono sfumature corrette, per cui per il nostro gusto possiamo scegliere una data linea di sangue e un'altra. E affidarci, è importante affidarci a degli allevatori con esperienza. Sicuramente quello sì, purtroppo fare la gavetta e studiare è importantissimo, diceva. Ma l'ultima domanda, giuro, anche che il tempo stringe, quanti soggetti, lei parlava di 4 femmine, quanti soggetti lei consiglia di iniziare? Si inizia da uno. E questa è la cosa giusta, non iniziare ad aprire un allevamento e comprare 3 riproduttori. Questo è sbagliato, perché diventa uno deve imparare crescendo, e se cresce prima e poi impara dopo non è una bella cosa. Quindi prima prende un soggetto, conosce la razza, da quello si terrà una figlia se è una femmina valida per la riproduzione, e poi da lì va avanti. Comprare subito 4-5 soggetti e iniziare ad allevare così è un rischio. Si comincia con un cane, si impara a conoscere la razza e poi piano piano si cresce col numero di soggetti.
Bene, grazie di tutto, veramente di essere proprio chiara nel darci delle nozioni per aver condiviso con noi la sua esperienza. È stato un piacere ritrovarla. Ringraziamo ovviamente Claudio Ripamonti e Marina che hanno dato la possibilità al nostro regista Gabri, che hanno dato la possibilità, ecco, di fare questi incontri che ho visto molto numerosi, persone molto interessate e molto curiose anche all'argomento. Ci vedremo fra 2 lunedì, se non ricordo male, con un argomento nuovo che ora Esatto. Marina ci spiegherà. Che sveglieremo. E E io voglio sveglieremo assolutamente. l'argomento a partire da lunedì prossimo, Marcello, e nel frattempo permettetemi di ringraziare tutte le persone che questa sera ci hanno seguito e in particolare la dottoressa Salamon che si è prestata in maniera così professionale a questa serata. Grazie di cuore a tutti. Grazie, dottoressa. Grazie a voi e niente, buona serata. Grazie. Grazie a tutti.